tutte le informazioni necessarie alla nostra Gina De Katzan e partiamo e cerchiamo di capire in questo video quali sono le cose che fa una persona quando ti ama, quali sono le cose che fa una persona quando è coinvolta. Perché, diciamo, l'innamoramento, il coinvolgimento è un qualcosa di importante. Salutiamo anche Sabina. Se una persona ti ama sul serio, ci sono alcune cose che farà, e quindi è importante riconoscere queste cose, ma le farà senza pensarci troppo. Diciamo che verrà naturale, spontaneo fare queste cose, comportarsi in un certo modo, perché l'amore autentico si manifesta attraverso azioni concrete. Ci sono 5 cose che una persona che ti ama veramente potrà fare, potrà mettere in atto. Nel frattempo salutiamo Patrizia Perotti anche, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Ci sono 3 livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, salutiamo la nostra Ghinettina come moderatore del canale, vedete ci sono tanti moderatori qua del canale, c'è l'abbonamento base per seguire i miei seminari che sono a lunedì e al giovedì, tra l'altro ti ricordo che poi comunque durano un mese, quindi potrai vederli, stravederli, rivederli, e poi abbiamo l'abbonamento Master Consulting per chi volesse ancora in più avere una consulenza telefonica con me. Quindi, se una persona ti ama sul serio, diciamo, ci sono delle cose che farà, che farà spontaneamente. Allora, la prima cosa che sembra strana, no? Che va contro tendenza, ma che io credo profondamente sia un segnale d'amore, è che si fida di te, perché altrimenti diventa un attaccamento. Cioè, l'attaccamento qual è? E quando tu non ti fidi di una persona, però provi questo attaccamento, e allora questo attaccamento ti spinge a fare che cosa? Ti spinge a essere, come possiamo dire, ti spinge a essere appiccicato, ti spinge a essere aggrappato, ti spinge a essere, diciamo, come dire, sempre col fiato sul collo, no? Nei confronti di questa persona. Se tu stai sempre col fiato sul collo, sei sempre appiccicato, viene meno il presupposto fondamentale, che è quello della fiducia, no? E la fiducia è una delle cose basilari, no? Che possono portare all'amore. Questo credo che sia un punto base, un punto fondamentale da prendere in considerazione. Ovviamente dobbiamo tenere presente che questo è fondamentale, no? Mentre invece ci sono tante persone che confondono l'amore con la gelosia, confondono l'amore con il possesso, confondono l'amore con il voler ottenere alcune cose. Quindi questo è un punto molto importante, no? Diciamo che ovviamente ci deve essere anche passione, una persona deve ci va anche passione, non sto dicendo che l'amore non deve avere passione, non deve essere passionale, però non deve essere ossessivo, non deve essere ossessionante, non deve essere... questo a molte persone piace poco, no? Sia che siano loro gelosi, sia che siano, diciamo, invece abbiano a che fare con persone che magari non sono gelose. Sembra strano, ma c'è qualcuno, perché questo si chiama principio del condizionamento. Che cos'è questo principio del condizionamento? È una forma di imprinting. Se tu sei abituato ad essere condizionato da bambino o da bambina, non hai avuto questo imprinting perché magari tua mamma, tuo papà in qualche modo ti condizionavano, ti mettevano in situazioni condizionanti, allora che succede? Beh, succede un fatto importante, che praticamente tu tenderai a lasciarti condizionare fondamentalmente, tenderai a... come possiamo dire, ad essere fondamentalmente una persona che vuole condizionare o vuole essere condizionata. Certo, tutti sanno che il condizionamento non è amore. Salutiamo Pepe Rosa, Cucina Naturale, iscrivetevi al canale. Eppure molte persone che hanno avuto l'imprint del condizionamento tendono a
ad agganciarsi su chi li condiziona o su chi li fa condizionare, però questo non è amore fondamentalmente. Quindi il primo punto è la fiducia e l'assenza di gelosia. Credo che siano cose basilari, fondamentali. Salutiamo Morena. Poi c'è un altro punto che una persona, diciamo, sa praticare l'ascolto attivo. Praticare l'ascolto attivo vuol dire che presta attenzione a quello che dici. Ovviamente non devi anche essere qua ossessiva, no? Ci sono persone che diventano ossessive anche in questo, no? Se uno diventa ossessivo, telefona 50 volte al giorno, rompi i maroni, quello non è amore, è stare col fiato sul collo, stare, dare possessività fondamentalmente. Questo è una cosa molto importante, no? Quindi l'ascolto attivo è un ascolto qualitativo, cioè una persona che ascoltandoti sa creare complicità. E poi l'ascolto attivo è un po' la base dell'empatia, no? Non ci può essere empatia senza ascolto attivo e non ci può essere ascolto attivo senza empatia. Sono due gemelli siamesi fondamentalmente, l'ascolto attivo e l'empatia, che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. Quindi se non c'è ascolto attivo non c'è empatia e viceversa. Quindi sono molto importante. Salutiamo Alessandra Di Liberto. Quindi d'altra parte un'altra cosa è una persona che, se tu attraverso un momento difficile, non sparisce fondamentalmente. Iscrivetevi al canale Pepe Rosa. Questa è un'altra delle dimostrazioni d'amore. D'altra parte io sto parlando d'amore, non sto parlando di attaccamento, perché se parlassi di attaccamento direi cose completamente diverse, no? Perché noi spesso confondiamo veramente l'amore con l'attaccamento. Se noi parlassimo di attaccamento, parleremmo di possessività, di persone che ti stanno col fiato sul collo, di quello che ti pedina per capire cosa fai, dove vai, dove sei, di quello che diciamo impone a tutti i costi la sua strategia. Diciamo che queste situazioni invece non hanno nulla a che fare, che piaccia o che non piaccia, non hanno nulla a che fare con l'attaccamento, sono qualcosa di diverso. E noi dobbiamo renderci conto che questo qualcosa di diverso è importante, però, perché è veramente fondamentale. L'amore non c'entra nulla con l'attaccamento. D'altra parte, una persona che ti ama, grazie, salutiamo anche Leti, salutiamo anche Gene Katzan, una persona che ti ama rispetta i tuoi spazi e i tuoi tempi. Ma in realtà il rispetto è reciproco, fondamentalmente. Cioè, l'amore non è controllo, ma è rispetto. Il rispetto ci deve essere. Questo credo che sia un punto fondamentale. Spesso si confonde... si confondono le acque fondamentalmente. Nella filosofia buddista, salutiamo anche la dottoressa Daniela Colaianni, nella filosofia buddista che cos'è l'amore? È il desiderare che l'altra persona possa essere felice. È un concetto molto difficile questo da comprendere, no? Ovviamente desiderare che l'altra persona sia felice è desiderare che anche noi siamo felici. Quindi questa definizione d'amore comprende il fatto che se sai che l'altra persona è felice andandosene via, allontanandosi, beh, allora tu accetti tranquillamente che questa persona si allontani, accetti tranquillamente che questa persona non sia vicina a te fondamentalmente. Quindi è un accettare questo, no? Quindi è un rendersi conto che tu non puoi tenere una persona, perché qua... Il problema è che molte persone dicono, sapete qual è? Ringraziamo Leti, grazie Leti. Sapete qual è il concetto fondamentale che purtroppo non viene quasi mai preso in considerazione? È il fatto che una persona confonda l'amore col possesso. È come quello che dice io amo il pesce. Se tu dici io amo il pesce, non è che tu vuoi la felicità del pesce. Tu ami il pesce perché te lo mangi, quindi io amo il pesce è perché tu te lo mangi. Quindi se tu dici io amo Mario, ma poi vuoi Mario succube, vuoi Mario, diciamo, preso,
Ad esempio, per fare un altro esempio, no? Legato a un fiore, ho visto una volta una cosa interessante. Se tu dici io amo un fiore, e se tu ami un fiore vuol dire che al limite lo innaffi per fare crescere quel fiore, lo innaffi per, diciamo, far sì che quel fiore diventi sempre più, come possiamo dire, rigoglioso. Ma non è che io amo questo fiore, lo strappo e me lo porto a casa, lo faccio seccare. Quello già non diventa amore fondamentalmente. Se tu ami il pesce per mangiarlo, è come amare una persona per possederla. Quindi questo purtroppo è un dato di fatto che dobbiamo comunque sia prendere in considerazione. L'amore autentico non si manifesta attraverso il controllo, ma si manifesta tramite il rispetto. Una persona che ti ama davvero, una persona che riconosce quanto sia importante per te avere il tuo spazio personale, riconosce quanto sia importante per te avere il tuo tempo, non cercherà di limitarti attraverso la gelosia, non cercherà di limitarti attraverso la possessività, ma ti darà la libertà di essere te stesso. Sarà, diciamo, tra virgolette, no? Si dice sarà al tuo fianco senza invadere i tuoi confini. Questa è una bella metafora, no? Sarà al tuo fianco rispettando i tuoi confini. Quindi l'amore è proprio questo, no? Non essere invadenti nei confronti di una persona. Questa è una metafora interessante. Ti permetterà di crescere. Purtroppo molte persone confondono l'amore con il tarpare le ali, no? a qualcuno. Tarpandogli le ali, salutiamo Carmine, tarpandogli le ali in tutte le maniere fondamentalmente, tarpandogli le ali nella vita, nel lavoro. Cioè, tarpare le ali purtroppo non è amore. Tarpare le ali purtroppo è un qualcosa che esula ogni forma d'amore. Tarpare le ali è qualcosa che ci blocca da questo punto di vista. Quindi questo tipo d'amore si basa sulla fiducia reciproca e sulla comprensione che per essere felici è comunque fondamentale. Salutiamo Graziella Chiavella, salutiamo Lucrezia, do il benvenuto a tutte le persone nuove, e mi fa piacere che siete in chat un po' di persone nuove, Graziella, Lucrezia, poi chi abbiamo, un po' di persone nuove. Quindi la fiducia reciproca credo che sia il punto molto importante, il punto fondamentale. Anche, diciamo, ecco, un'altra cosa importante, chi ti ama davvero non ti vuole cambiare. Grazie Gina, non ti vuole cambiare, cioè ti accetta per come sei. Cioè noi dobbiamo essere accettati per come siamo, no? D'altra parte. Poi se uno ti vuol cambiare vuol dire che non ama te, ma ama quell'immagine che vorrebbe di te che però in realtà non esiste. Anche questo, tante persone non utilizzano questa situazione, no? Cercano di cambiare gli altri, cercano di modificarlo. L'amore vero non si basa sulla ricerca della trasformazione dell'altra persona, ma sull'accettazione di com'è quella persona. Noi spesso facciamo il contrario, no? Cioè, anzi, scegliamo una persona che è il contrario di quello che vorremmo che fossimo, e cerchiamo di trasformarle, come quella che si innamora del libertino con 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, e poi spera di farlo diventare, grazie Leti, poi spera di farlo diventare fedele, no? Se quello c'ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle, o te lo pigli, salutiamo Pink, o te lo pigli libertino, e non ti lamenti del fatto che sia libertino, perché tu sapevi che era libertino. Oppure quello che devi fare è che cosa? Oppure non te lo prendi. Ma non è che tu ti vai a cercare un tipo con un carattere, una personalità, un qualcosa, e poi vuoi trasformarlo a tua immagine e somiglianza. Questo non è più un atto d'amore, è un atto di possessività, no? Eppure vi assicuro che succede tantissimo, succede molto spesso, qua sta venendo giù il diluvio, succede molto spesso che le persone
diciamo, abbiano una situazione esattamente il contrario di quella che vorremmo avere, no? Fondamentalmente. Ti innamori del libertino con 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle e poi ti lamenti che quello è infedele. Ma è infedele perché naturalmente è infedele, perché se è libertino è libertino. Ora, se tu vuoi uno fedele, trovati uno fedele, questo è. Invece, oppure cerchi uno introverso e ti lamenti che è introverso, non lo so. È come quello che compra le acciughe in salmoia, l'esempio che faccio sempre io, poi si lamenta che le acciughe in salmoia sono salate. Se le acciughe in salmoia sono salate, se le acciughe... Compra la maglietta malgasciona, brava, brava, la maglietta malgasciona è l'ideale, Leti. Chi volesse comprare i prodotti va sotto, clicca, ci sono le magliette, ci sono i leggings, ci sono tante cose, le tazze. Potete, il marchio malgasciona trionferà, diventerà più famoso del marchio Nike, il famoso marchio malgasciona. Quindi, una persona che ti ama, di fatto ti accetta come sei. Se qualcuno ti ama davvero, non ti... tenterà, non tenterà neanche di cambiarti, non tenterà neanche di trasformarti in qualcun altro, al contrario, salutiamo la nostra chiavetta Palma, al contrario, riconoscerà e apprezzerà i tuoi pregi, se ne hai, e se non ne hai, per lui non deve amarti fondamentalmente, no? Ma quello che può fare una persona, cercherà di incoraggiarti a eventualmente essere la migliore versione di te stesso, no? Ma senza mai farti sentire a conformarti a un ideale che poi è il suo ideale, no? Perché sennò tu ami te stesso fondamentalmente. L'amore autentico è quello che celebra la tua unicità, non che ti vuole cambiare, ti vuole trasformare, eccetera, eccetera. Quelli non ti amano fondamentalmente. Purtroppo è importante questo. Una persona che ti ama non cerca in nessun modo di isolarti, perché anche qua l'isolamento è una caratteristica che poi spesso mettono in atto i narcisisti, no? Cercano di isolarti, cercano di metterti in una condizione per cui tu sei praticamente bloccato, cercano di metterti in una condizione in cui tu sei fondamentalmente isolato dagli altri, no? Il monopolio. Il monopolio non ci deve essere, l'amore non deve essere monopolizzante, l'amore è un'energia. Spesso noi confondiamo l'amore con veramente il senso del possesso, il senso del possesso che fu pre-alessandrini. Invece ci sono persone che fanno esattamente il contrario, brava Gina De Katzan. Quindi queste azioni fondamentalmente diciamo dimostrano che una persona non ti ama. Ecco, un'altra cosa importante, se una persona ti ama davvero, non sta a criticarti. E invece qua ci sono molte persone, salutiamo anche Daniel, ci sono molte persone che utilizzano, no, la strategia del criticare. Cosa vuol dire la strategia del criticare? Vuol dire che magari parlano male di te con altre persone, stanno a parlare male di te con altre persone. Ma questo purtroppo è un vizio che c'è anche nelle amicizie, è un vizio che c'è anche... è un vizio, perché prima di Alessandro Magno, pre-alessandrino, prima di Alessandro Magno. Quindi l'amore è, diciamo, perché Alessandro Magno ha conquistato tutto, quindi possedeva, pre-alessandrino significa prima di Alessandro Magno. Ci sono tante persone che cornificano, tante persone che trattano male, tante persone... Perché te l'ho detto? Perché Alessandro Magno conquistava e possedeva. Pre-alessandrino significa prima del regno del possesso di Alessandro Magno. Alessandro Magno per Antonio... quindi questo è un punto. L'amore vero è paziente e comprende che nessuno è perfetto. Cioè tu non puoi cercare la perfezione nell'altra persona come non puoi cercare la perfezione in te stesso. Quindi questo... è un altro grave errore. D'altra parte è anche importante imparare a distaccarti poi dalle persone negative fondamentalmente. Quando tu vivi una relazione sentimentale affettiva devi imparare a stabilire dei confini chiari. Non puoi lasciare l'invasione da parte degli altri. Questo credo che sia un punto fondamentale. Poi se a un'altra persona non gli va bene come sei
pensa che dovresti essere diverso, pensa che dovresti avere altre caratteristiche, allora questo è un altro discorso. Però se una persona, diciamo, ti ama veramente da un certo punto di vista, salutiamo la Nespola, ti ama veramente da un certo punto di vista, non ti invade, ma tu salutiamo Mary, ma tu devi essere in grado di stabilire dei confini chiari. Uno dei primi passi quando hai una relazione è stabilire dei confini, cioè dire io fino qua sono disposto, oltre questo non sono disposto. Poi, per carità, ci sono persone che, soprattutto questo dipende anche dall'età, no? È normale che magari quando una persona ha 20 anni, 25 anni, vuole magari anche sposarsi, vuole mettere su famiglia, ma anche mettere su famiglia non dovrebbe essere una costrizione, no? Perché purtroppo talvolta la passione, talvolta, diciamo, il, come possiamo dire, ma più che passione l'attaccamento, fa sì che magari le persone quando sono giovani diventano una sorta di chip e chop, no? Utilizzano sempre il noi, è bello utilizzarlo, ma se uno utilizza, se, ah, tu dove vai domani? Ah, noi andiamo lì. Tu cosa fai giovedì? Ah, giovedì facciamo quello. Sembra che tu vivi in funzione dell'altra persona e questo purtroppo non è positivo. Salutiamo la nostra capretta Rosy. Questo non è positivo fondamentalmente. Bisogna comunicare i confini in modo assertivo e gentile, ma fermo. Bisogna comunicare i confini in modo gentile ma assertivo, in modo fermo, per evitare l'invasione. Ovviamente per poter far questo, per gestire al meglio una relazione sentimentale affettiva, è molto importante imparare a praticare la consapevolezza e la gestione delle emozioni. Praticare consapevolezza e gestione delle emozioni è molto importante. Quando sei costretto a interagire, con le tue emozioni, non dobbiamo diventare succubi delle tue emozioni. Le tue emozioni ti possono distruggere, le tue emozioni ti possono danneggiare, le tue emozioni ti possono rovinare la vita. Quindi questo è un punto molto importante, questo. Quindi praticare la consapevolezza ti aiuta a mantenere il controllo delle tue reazioni, ti aiuta a non farti trascinare, no, nella negatività, perché altrimenti entri in una situazione negativa. Questo è un punto molto importante fondamentalmente. D'altra parte è anche normale, no, provare ad esempio un dolore quando le cose vanno male. Nelle relazioni sentimentali affettive dobbiamo mettere in atto che uno può soffrire magari, però la sofferenza fa parte del viaggio, fa parte, diciamo, della situazione che noi possiamo vivere in qualche modo. Quindi accettare il dolore come parte del viaggio è un primo punto. Il primo passo per scoprire il senso della vita nei momenti di dolore è accettare la sofferenza come parte inevitabile fondamentalmente dell'esperienza umana. Questo è un punto molto importante. Il dolore, per quanto insopportabile, è una componente naturale della vita. Anche il dolore sentimentale affettivo, dobbiamo imparare ad accettarlo, dobbiamo imparare a capire che questo ci può portare grandi risultati. E il titolo della live è le cose che fa una persona che ti ama. Ho tirato dentro tutto. Bene, quindi dobbiamo renderci conto che se una persona mette in atto tutte queste strategie, ti attacca, ti sta col fiato sul collo, è geloso, è possessivo, non ti ama. Una persona che non è gelosa, che non è possessiva, e invece, come dicevamo, si comporta in modo totalmente diverso. Cioè ti accetta come sei, pratica l'ascolto attivo, rispetta i tuoi spazi, rispetta i tuoi tempi, magari è presente ovviamente e si mantiene un fil rouge, non è una questione di assenza, c'è un'unione di anima, c'è la passione, queste cose qua sono importanti, ma non deve prevedere il sacrificio, ad esempio, perché l'amore non prevede il sacrificio, l'amore richiede, diciamo, una situazione positiva. Questo è il concetto, secondo me, basilare, il concetto di fondo. E questo è quello che volevo dire fondamentalmente.